Ma onestamente il primo tempo abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo avuto un paio di occasioni e non sfruttate. Poi il secondo tempo loro sono venuti fuori, sappiamo tutti che è un'ottima squadra, forse magari avevano dalla parte loro un rigore non concesso, però purtroppo sono episodi qualche volta condizionano le partite. Io posso essere contento della mia squadra perché gli ultimi 20 minuti abbiamo giocato in 10. Dopo l'espulsione del portiere, però tutto sommato è un punto d'oro preso qui a Magione con l'Agello perché, ricordo, era una squadra costruita per stare nei piani alti della classifica. Penso che la partita di oggi sia stata un po' dai due volti, quantomeno per quello che riguarda la prestazione della mia squadra. Abbiamo forse non convinto molto nel primo tempo, poi ci abbiamo messo mano nell'intervallo e a quel punto abbiamo schiacciato il Montone nella propria metà campo, abbiamo creato diverse situazioni, purtroppo la palla non ci è andata dentro. La cosa che un po' di rammarico, che mi dispiace anche dirlo perché non è mia abitudine lamentarmi per queste cose, però credo che dopo la terza domenica di fila noi ci stiamo giocando un campionato per entrare nei playoff. Capisco anche le altre squadre che giocano ovviamente per il proprio obiettivo, però io guardo in casa mia e credo che gli episodi per tre domeniche di fila noi avanziamo ampiamente 3-4 rigori in tre partite diverse. Questo credo che ci penalizzi un po'. Faremo ancora di necessità virtù, andremo avanti. Sono qui ad esporre questa problematica, ma non per lamentarmi e per volere chissà cosa le prossime partite, però credo che è giusto anche dirlo quando si esagera un attimino verso l'Agello, perché ci stiamo giocando, ripeto, una stagione come tutti, abbiamo fatto sacrifici e credo che dobbiamo avere quello che è giusto avere e quello che ci meritiamo.